oggi stiamo dando, diciamo, frammenti di una visione che stiamo elaborando assieme, personalmente come FIAB, con Iginio, con Francesco Sbetti, che anzi ringrazio per i contributi, per aver approfondito alcuni temi che abbiamo buttato sul tavolo, e anche altri relatori, Paolo Gandolfi, mi ha fatto piacere, insomma, che ha accettato la proposta di esserci, perché oltre che attuale dirigente appunto a Reggio Emilia, ha una storia e ha lasciato un'impronta per la mobilità, sia con la sua sperimentazione da assessore di Reggio Emilia, sia per la legge di cui è stato primo firmatario, alla quale insomma abbiamo anche collaborato come FIAB, un gran lavoro di sponda, e sappiamo quanto lavoro c'è da fare. Sia anche chi mi seguirà, penso a Dante Caserta, anche lui lo ringrazio per aver accettato questa proposta. Abbiamo ragionato sul tavolo su chi invitare, quale tipo di contributi per dare una visione, ciascuno per una sfaccettatura, ma una visione a tutto tondo, perché un approccio settoriale non può funzionare, la città è unica nella sua complessità, quindi la mobilità ciclabile è un elemento, ma va vista con l'urbanistica a tutto tondo. Ricordo, io sono urbanista di formazione, vanno visti gli aspetti del verde, ma non solo in quanto verde, in quanto questo ci dirà Dante Caserta, quanto aspetto ludico, di rigenerazione della persona, ma luogo di incontro, contrasto, adattamento climatico, punto di vista per contrastare chiaramente le ondate di calore sempre più frequenti, i fenomeni estremi, anche le precipitazioni concentrate, quindi ripermeabilizzare il suolo urbano, e più poi ci parlerà anche della biodiversità che si crea, tante altre cose, non vedo l'ora di ascoltarlo. La mobilità ciclistica in questo senso è uno strumento, una leva, non è il fine, chiaramente è uno strumento, ma è uno degli strumenti fondamentali, centrali in questo, per questo processo di rigenerazione e riumanizzazione della città. Lo dico senza nessuna retorica, diciamo, nostalgica dei vecchi tempi. È chiaro che abbiamo sbagliato strada sulle città, si è sbagliato strada. Cito il caso di Parigi, quando negli anni 60 Pompidou diceva: la città deve adattarsi alle automobili. No, è il contrario. L'automobile deve adattarsi alla città, anzi deve muoversi in punta di piedi, in punta di gomme, nella città. È assurdo adattare la città all'automobile. Visto di recente girare sui social un progetto folle della prima metà di questo secolo di far raggiungere il ristorante nel livello intermedio della Torre Eiffel attraverso due gigantesche rampe elicoidali, con dei ponti ad arco, ricordavo un po' quelli di Magliardi, in cemento armato, che raggiungevano questa struttura esile, quasi strangolata da uno strangolatore di cemento armato, che doveva portare con le rampe le auto lassù, perché se devi mangiare sulla Torre Eiffel ci devi arrivare in auto. Questo è frutto chiaramente di una visione completamente, oggi ci rendiamo conto, insomma, completamente insostenibile, ma che comunque al di là di questo eccesso ha avuto lo stesso degli eccessi in tutti gli ideali urbani che conosciamo. Vediamo che la maggior parte dello spazio pubblico è dedicato appunto al transito e alla sosta dei veicoli, come diceva giustamente Francesco Sbetti. L'auto elettrica ci risolve alcuni dei problemi. L'auto inquina anche quando è ferma, e quando è ferma non ti chiedi che motore abbia, ti chiedi, o cominciamo a chiederci, perché se è giusto che una proprietà privata che occupi uno spazio di 10 metri quadrati quando è ferma sia una cosa normale. 10 metri quadrati è una camera da letto. Ci metti il letto, l'armadio, il comodino, la scrivania, la sedia, e ci avanza anche lo spazio per lo scendiletto. Se ognuno facesse questo, quando, cioè, moglie e marito hanno diritto a occuparne due, tra letto matrimoniale e armadio matrimoniale, avremmo il diritto di far questo? Assolutamente no. Con i mobili, perché lo possiamo fare con le auto. È assolutamente sbagliato. C'è stato anche, io ricordo, un seminario con anche un dibattito e il lancio di un manifesto, io mi sono opposto abbastanza vigorosamente. Era organizzato da Ascom questo incontro, parlava del verde e della mobilità, l'infrastruttura della mobilità. Io ero lì semplicemente come auditore a prendere i miei crediti da architetto, e poi chiedevano l'adesione a questo manifesto. Sostanzialmente si parlava di inverdire i parcheggi. Sì, perché se mettiamo l'erba al posto dell'asfalto è permeabile, riduciamo l'isola di calore, anche l'auto, se ci mettiamo l'alberello sopra, diventa meno calda, si infuoca meno d'estate. Scusate, ma noi dobbiamo fare il verde per le auto, o inserire un verde come se fossero questi due foglioline di insalata con in mezzo l'hamburger bruciacchiato che ti fa male. Non è così che cambi la dieta. Il dietologo non ti dice: metti una fogliolina sopra e una sotto di insalata nell'hamburger che fa male con ketchup e maionese. Ti dice: cambia dieta. Ovviamente, cambiamo dieta. Mettiamo a dieta il traffico e cambiamolo. Quindi si tratta di essere
Qualcuno dice radicali, mi ricordo dei commenti, queste sono idee di un quindicenne, perché per molti italiani che erano tecnici lì, pensare di ridurre i parcheggi è tabù, perché il problema è che i parcheggi sono pochi. Faccio sempre un esempio abbastanza duro: pensare di risolvere il problema dei parcheggi dando più parcheggi è come pensare di risolvere una tossicodipendenza aumentando la dose di stupefacente ad ogni crisi di astinenza. Benissimo, così aumentiamo soltanto il livello di dipendenza, di tossicodipendenza. Sappiamo invece che bisogna abbassare le dosi. Oggi in molte città si fanno grattacieli senza parcheggi, solo quelli per il carico e scarico. Si fanno sopra le stazioni di metro, si fa la stazione di metro apposta per il grattacielo, ma luoghi concentrati dove lavorano migliaia di persone non ci sono i posti auto perché non devono attrarre auto. E quindi le soluzioni, dovremmo partire appunto con un manifesto che poi magari possa anche portare, perché no, una legge di iniziativa popolare, ma si parte dai manifesti. E cosa devono prevedere? Ovviamente la rigenerazione dello spazio urbano oggi degradato, cioè considerare gli spazi a parcheggio come spazi degradati, può essere asfaltato nuovo, pitturato, ma un parcheggio è degradato perché non ha attrattori, perché non è vivibile in estate, perché non ha altre funzioni. Quindi è uno spazio che dovremmo considerare degradato. Quindi, in quanto tale, da sottrarre al degrado ed essere rigenerato, prevalentemente per la mobilità attiva in piedi e in bicicletta. Parliamo di ciclabili, ma in tanti quartieri ci sono gli stradoni e non ci sono i marciapiedi. Okay? Non ci sono i marciapiedi. Quindi per la mobilità attiva, per le persone e o il verde, possiamo anche fare il verde oppure strutture che servono alla mobilità attiva sul verde o integrate con il verde, chiaramente. Anche per la questione che dicevamo di resilienza e di adattamento ai cambiamenti climatici, che sono una realtà. Si sta cercando di limitare l'entità dei cambiamenti, della crisi climatica, chiamiamola col suo nome, crisi climatica, ma è già in atto, quindi anche su questo. E questo manifesto deve prevedere anche la rigenerazione che riparte dall'educazione, quindi l'educazione parte dalle scuole. Ogni Stato esiste se esiste una scuola di quello Stato. I cittadini e i valori di cittadinanza li formi nelle scuole, abbiamo educazione civica, adesso abbiamo educazione ambientale, poi abbiamo gli spazi di pertinenza delle scuole che in molti casi sono i parcheggi riservati al personale. Ve lo dico da marito di un insegnante che ha smesso di andare a scuola a 10 km da casa, ha smesso di andare in auto. Addirittura a volte abbiamo il parcheggio riservato al dirigente scolastico, al dirigente di segreteria proprio di fronte al portone, quello più vicino. Cosa proprio fantoziale, no? Il potere della pianta di ficus, la poltrona in pelle umana e il parcheggio di fronte al portone, non per il disabile, ma per il dirigente scolastico. Vi dico, questi occhi ne hanno viste queste cose e so anche dove sono, quali scuola. Vi potrei portare l'esempio e fare nomi e cognomi. Quindi, anche fare in modo che gli spazi delle scuole siano restituiti agli studenti, siano spazi da vivere, siano anche spazi di parcheggio per i mezzi per la mobilità attiva, quindi le bici. Mai più gli spazi scolastici a parcheggio. È una bestemmia ed è una contraddizione in termini con i valori che si vogliono insegnare. Incentivare i sindaci a riconvertire gli spazi a parcheggio, dare proprio incentivi. Tu sindaco, più parcheggi mi togli, e ovviamente non devi costruire dei nuovi, più avrai degli incentivi per fare una serie di cose, mobilità attiva, verde, ma anche per ristrutturare l'asilo nido. A quel punto il sindaco è incentivato perché dice, cari cittadini, rigenerando quel parcheggio, facendoci certe cose, abbiamo anche dei vantaggi per fare una serie di altri servizi. Questo dobbiamo fare, dare un incentivo. Purtroppo veniamo da 60 anni di incentivi a motorizzare che continuano tutt'oggi, perché voglio parlare di transizione ecologica, altri 100 milioni per comprare l'auto che ha cambiato motore ed è elettrica. Sì, evviva la motorizzazione. Dobbiamo invece prevedere degli incentivi strutturali per la demotorizzazione. Io ti incentivo se ti togli l'auto e non la sostituisci. Okay, quindi fondamentale. Culturalmente limitare fino a vietare le pubblicità della mobilità individuale motorizzata, così come è stato per il fumo. Il fumo lo abbiamo limitato, non solo con il divieto di fumo nei cinema, nelle scuole, nei teatri, negli ospedali, prima si fumava ovunque, c'erano cioè i medici che fumavano davanti ai pazienti, si fumava davanti ai bambini, ma si è cominciato negli anni 60 con limitare la pubblicità, è una questione culturale. Chiediamo che vengano limitate le pubblicità della mobilità motorizzata perché, indipendentemente dal tipo di propulsione, incentiva la crisi climatica,
perché un mezzo di una tonnellata usato quotidianamente è uno spreco di energia e quell'energia la devi produrre in qualche modo, ma dobbiamo cambiare il paradigma culturale. Noi veniamo bombardati da pubblicità delle auto tutti i giorni senza una limitazione e possono proporci qualsiasi imbecillità, ma diventa un lavaggio del cervello. E puntare poi su due numeri, 15 e 30, che sono, uno, insomma, sono anche legati tra loro, cioè città dei 15 minuti, città 30 all'ora. Quindi le città, il limite 30 all'ora come limite di base, di regola nelle città. È utopia? La Spagna l'ha fatto, eccetto le strade di grande scorrimento, cioè mentre oggi i sindaci devono individuare eventuali, quelli bravi, eventuali zone con limite più basso dei 50 all'ora, cioè le zone 30, ricordiamo che in Germania e Svizzera esistono le zone 20 eppure le zone 10, dove nella strada ci giocano i bambini e l'auto va a passo d'uomo solo per l'ultimo miglio per arrivare magari dal lavoro e parcheggiare vicino a casa e basta. Quindi dobbiamo ribaltarlo. La regola non deve essere più 50 all'ora, deve essere 30 e si devono individuare le eccezioni dove non c'è 30 ma è 40 o 50. E quindi con questi numeri, con questi pilastri possiamo costruire questo manifesto che sia anche la base per una legge, magari di iniziativa popolare. E questo così passo il testimone all'amico di un'altra ONG più grossa e più importante della nostra, che è WWF Italia, a Dante Caserta, ci siamo già parlati su questo tema, fare un fronte sociale, perché una legge di iniziativa popolare che non abbia un marchio di questo o quel partito, crediamo che possa fare più strade, e poi chiaramente i partiti saranno liberissimi, ben venga, se appoggiano la nostra proposta. Grazie.